In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 111, 24 febbraio del 1902. Stando nel mio solito stato, è venuta la Regina Madre e mi ha detto: Figlia mia, i miei dolori, come dicono i profeti, furono un mare di dolori, ed in cielo si sono cambiati in un mare di gloria, ed in ciascun dolore mio hanno fruttificato altrettanti tesori di grazia. E siccome in terra mi chiamano stella del mare, che con sicurezza guida il porto, così in cielo mi chiamano stella di luce per tutti i beati, di modo che sono ricreati di questa luce che mi produssero i miei dolori. In questo mentre è venuto il mio adorabile Gesù dicendomi: Diletta mia, non vi è cosa che più mi è cara e gradevole, quanto un cuore giusto che mi ama e vedendomi soffrire, mi prega di soffrire essa ciò che soffro io. Questo mi lega tanto e dà tanta forza sul mio cuore, che per ricompensa le do tutto me stesso, le concedo le grazie più grandi e ciò che essa vuole. E se ciò non facessi, avendo fatto di me donazione, sento che quante cose non le dono, tanti furti vengo a farle, ossia tanti debiti contraggo con esse. Dopo mi ha trasportato fuori di me stessa e Gesù ha soggiunto: Figlia mia, vi sono certe offese che superano di gran lunga le stesse sofferenze che soffrì nella mia passione.
come quest'oggi ne ho ricevute, che se non versassi parte, la mia giustizia mi obbligherebbe a mandare sulla terra fieri flagelli. Perciò fammi versare in te. Dopo versate, non so come, sentendolo parlare degli offesi, gli ho detto: Signore, questa legge del divorzio che dicono, è certo che non la confermeranno? E lui: per ora è certo. Che poi da qui a 5, 10, 20 anni, o che ti sospenda da vittima, o che ti possa chiamare nel cielo, potranno farlo. Ma il prodigio di incatenare la loro volontà e di confonderli, per ora l'ho fatto. Ma se sapessi la rabbia che tengono i demoni e quelli che volevano questa legge, che la tenevano per certo ad ottenerla, è tanta che se potessero distruggerebbero qualunque autorità e farebbero strage per ogni dove. Onde per mitigare questa rabbia e per impedire in parte queste stragi, vuoi tu esporti un poco al loro furore? Ed io: sì, purché veniate con me. E così siamo andati ad un luogo dove stavano demoni e persone che parevano furibondi, arrabbiati ed impazziti. Appena vista mi sono corsi sopra di me come tanti lupi, e chi mi batteva, chi mi stracciava le carni, avrebbero voluto distruggermi, ma non avevano il potere. Io, sebbene ho sofferto molto, non li temevo, perché avevo Gesù con me. Dopo ciò mi sono ritrovata in me stessa come ripiena di varie pene. Sia sempre benedetto il Signore. 2 marzo 1902, capitolo 112. Questa mattina mi sentivo tutta impensierita, come se il Signore volesse di nuovo sottrarmi la sua presenza e quindi togliermi le sofferenze. Ed anche avvertivo un po' di sfiducia, onde dopo molto aspettare, quando appena è venuto, mi ha detto: figlia mia, chi della fede si nutre acquista vita divina, e acquistando vita divina distrugge l'umana, cioè distrugge in sé i germi che produsse la colpa originale, riacquistando la natura perfetta come uscì dalle mie mani, simile a me. E con ciò viene a superare in nobiltà la stessa natura angelica. Detto ciò, è scomparso. 3 marzo 1902, capitolo 113. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù non ci veniva ed io mi sentivo morire per la sua assenza. Onde verso l'ultima ora, mosso di mia compassione, è venuto e baciandomi mi ha detto: figlia mia, è necessario che qualche volta non venga, altrimenti come darei sfogo alla mia giustizia? E gli uomini, vedendo che io non li castigo, non farebbero altro che imbaldanzire sempre di più, quindi sono necessarie le guerre, le stragi. Il principio ed il mezzo sarà dolorosissimo, ma la fine sarà giocondissima. E poi tu lo sai che la prima cosa è la rassegnazione alla mia volontà. Stupendi come sempre questi capitoletti. Il primo è molto molto denso, il secondo e il terzo sono molto brevi, ma contengono due almeno spunti di meditazione molto importanti. Andiamo con ordine. Il primo capitoletto è un elogio al valore della sofferenza, ovviamente quella sofferta per amore di Gesù. La chiave in quella frase che dice Gesù, dopo che la Madonna ha spiegato parte del mistero dei suoi dolori, e cioè: non vi è cosa che più mi è cara e gradevole quanto un cuore giusto che mi ama e, vedendomi soffrire, mi prega di soffrire essa ciò che soffro io. Questo è quello che ha fatto in maniera perfetta la Divina Maria, ed era la causa principale dei suoi dolori. Cioè, noi quando pensiamo alla Madonna non dobbiamo pensare alle sue sofferenze in quanto persona singola, ma dobbiamo pensare come ella fece sue, veramente, tutte le sofferenze di Gesù, che erano per lei fonte di sofferenza infinitamente più grande che quelle che effettivamente soffrì o che avrebbe potuto soffrire in se stessa. La Madonna spiega il valore però di queste sofferenze, perché quando la sofferenza ha questa nobile causa, tante volte Gesù lo spiega negli scritti, quindi soffrire per la persona amata, ma nel senso di fare proprio le sofferenze della persona amata. Siamo nel mese del Sacro Cuore, no? Quindi, chi è
che soffre pensando alle sofferenze di Gesù, anche a quelle attuali, a tutta l'ingratitudine, l'indifferenza, la freddezza che hanno. Chi lo consola, Gesù? Non dobbiamo pensare che queste siano cose astruse o strane, perché appunto nelle rivelazioni del Sacro Cuore la Chiesa, non senza motivo, insomma, ci ha dedicato un mese a questa devozione, e questo è tutto quanto contenuto, perché le rivelazioni del Sacro Cuore sono ad un tempo la focalizzazione sul centro propulsivo dell'amore di Gesù che viene dal suo cuore umano divino, perché è un cuore umano come il nostro, ma unito alla persona del Verbo di Dio, ma, come dire, l'incentivazione, come dire, l'accelerazione all'ennesima potenza, oserei dire, delle sofferenze di questo cuore derivano dalla mancata corresponsione da parte degli uomini, dalla mancata accoglienza di quell'amore, dalla mancata risposta a quell'amore, dalla mancata gratitudine, dalla mancata considerazione. Sono queste le rivelazioni del Sacro Cuore, chiunque le studia, insomma, in sostanza sono questi due misteri: la rivelazione profonda del mistero dell'amore di Gesù, folle, ardentissimo, e della disastrosa risposta dell'uomo dinanzi a questo, salvo rarissime eccezioni. Ecco, la Madonna è stata la prima riparatrice, ecco, di tutto questo, è la prima a fare sua, a fare suoi tutti quanti i dolori di Gesù. Quindi questa è la forma più alta di sofferenza, quindi fare propri i dolori della persona amata. Fare proprio i dolori di Gesù, si possono e si dovrebbero anche fare proprio i dolori suoi, i dolori di Maria Santissima, anche se sono quelli di Gesù, non fa niente, ma li ha vissuti lei in prima persona, no? E questa è la prima, la più nobile forma di sofferenza. La seconda, ovviamente, è quella di qualunque tipo di sofferenza accettata o accolta per Gesù e per amore suo. Quindi corretta intenzione sia per quanto riguarda il fine della sofferenza, che per quanto riguarda l'offerta della sofferenza a Gesù, anche qui, o a Maria. Questa è la seconda forma di sofferenza nobile, no? Consiste nell'accettazione delle prove della vita, quello che Gesù nel terzo capitoletto dice: la prima cosa era l'assegnazione alla mia volontà, in tutto. Quindi soffrire tutto quello che Dio ci mette davanti di doloroso, e offrirlo a Gesù e farlo per amore suo. Poi c'è la terza forma di sofferenza nobile, che è quella dove l'anima volontariamente si infligge qualche sofferenza e la offre liberamente per amore di Gesù. Qui chiaramente il merito è che la persona volontariamente fa un sacrificio, fa una rinuncia, si priva di qualche cosa. Non serve fare necessariamente grandi cose, quindi ci sono le piccole, le medie, le grandi cose, ma molte volte i piccoli sacrifici, le cose che magari non costano tanto in termini di sofferenza immediata, però sono talmente tanto fastidiosi che a volte costano più quelli delle grandi mortificazioni o delle grandi penitenze. Ecco, per l'insieme di tutti quanti questi dolori in cui la Madonna, insomma, ha avuto grandissima esperienza, insomma, ella dice che in cielo è stella di luce per tutti i beati, che sono appunto ricreati da questi dolori che si trasformano in gloria, così come stella del mare per noi viatori sulla terra, cioè colei che ci conduce con sicurezza al porto sicuro della salvezza. Tutte le sofferenze sofferte in questo modo, noi dobbiamo assolutamente ritenere senza nessun dubbio che sono e soli che si trasformano in gloria. E mentre viviamo in questa terra, sono soli che si trasformano in grazia per noi e per tutti. E qui c'è anche il raccordo al capitoletto dove si parla sia dei famosi castighi,
tante volte l'abbiamo spiegato, dice ogni tanto devo sospenderti dallo stato di vittima perché se non ti sospendessi non potrei intervenire con le maniere forti sugli uomini, a volte è necessario perché altrimenti si imbaldanziscono, cioè non scambiano, il fatto che non ci siano guai come un atto della mia clemenza o della mia misericordia, motivato da chi si offre per loro, ma lo scambiano semplicemente come un incentivo a fare i comodi loro. E questo indirettamente fa comprendere come le sofferenze di un'anima vittima fermano e vanno a beneficio di tutti, tengono grazie a tutta quanta l'umanità. E anche, per esempio, ancora il discorso che Gesù fa sulla legge del divorzio. Qui spiega che già negli anni, siamo nel 1902, quindi è una cosa antica, sono riusciti ad approvarla nel 1970, quindi per molto tempo Gesù è riuscito a mantenere in atto questo miracolo delle volontà incatenate e a tenere a bada tutta quanta la rabbia dei demoni. Evidentemente questo dobbiamo chiaramente pensare che è stata una cosa che è stata possibile fino a quando, e come dire, c'è stato chi si offriva e anche chi tratteneva questo furore dei demoni, ed anche, io penso, insomma, un certo limite, ecco, al numero dei peccati commessi, che danno tanta forza ai demoni. Io personalmente, queste sono considerazioni mie personali, però trovo non casuale il fatto che Padre Pio è morto a settembre del 1968 e la legge sul divorzio risale esattamente al 1970, cioè neanche 2 anni dopo. È una strana coincidenza, insomma, no? Quindi molto strana. Anche perché c'è una frase che raccontano testimoni, disse Padre Pio in persona, dice: fino a quando ci sto io sulla terra, intendeva, al demonio ci penso io, me la vedo io con lui. Quando me ne sarò andato, dovete vedervela voi. Ecco, ma un gigante, insomma, all'altezza di Padre Pio, in grado di fronteggiare l'inferno da solo, perché così era, presumibilmente non c'è stato, in base a tutti gli sfaceti, insomma, che sono stati fatti poi, soprattutto in campo legislativo, soprattutto in Occidente dal 1970 in poi. Questo fa molto comprendere, no? E che l'importanza, insomma, no, che c'è davanti a Gesù di chi ha quella austerissima ma importantissima vocazione di essere un parafulmine, no? Offrire una vita di preghiere e di sofferenze per il bene della Chiesa e dell'umanità intera, oltre che per la gloria di Dio. Ecco, però queste cose sono verità di fede, cioè io devo crederci che se faccio mie le sofferenze di Gesù, che se accetto le sofferenze che lui mi mette davanti senza ribellarmi, senza impazienze, ma gliele offro, oppure se faccio volontariamente qualche rinuncia, qualche sacrificio per lui, sono grazie per me e per i miei fratelli che sono sulla terra e gloria in cielo. Questa è una verità di fede, ci devo credere, altrimenti non lo farò. Ed ecco perché Gesù spiega, quando parla della fede, la fede è una cosa grossa. La fede anzitutto ha sempre come punto di riferimento principale il fare nostre le verità di fede. Queste su cui abbiamo meditato fino adesso sono tutte verità di fede che si fondano su delle, come dire, proposizioni ben precise. Il valore salvifico della sofferenza discende direttamente dal mistero della nostra redenzione. Cioè, Gesù Cristo per salvarci ha sofferto ed è morto. Punto. Poi c'è anche la spiegazione del perché ha sofferto ed è morto, no? Ce lo dice la soteriologia, la teologia, ma sono tutte quante verità di fede.
Se uno toglie gli occhiali della fede e guarda al giorno della passione di Gesù in base a quello che vedevano gli occhi comuni, si vedeva un uomo, forse era un mezzo invasato, insomma, agli occhi delle persone, che andava a dire in giro che era il profeta, che era il re dei giudei. Sì, non faceva tanto male, ma si vede che qualcuno voleva toglierlo di mezzo perché era un po' disturbava un pochettino le autorità religiose. E hanno trovato una scusa per Ponzio Pilato, l'hanno messo a morte e poi stava lì morendo come gli altri malfattori. Una comunissima esecuzione romana, la crocifissione, dopodiché deposto dalla croce, è tolto di mezzo e finita la giornata, insomma, no? Questo è quello che appariva, come dire, ad uno sguardo comune. Sappiamo invece cosa stava succedendo in quella giornata, no? Anche se era nascosto agli occhi comuni, perché quello che è successo in quella giornata noi lo raggiungiamo attraverso la fede. Allora Gesù dice una cosa importante, tra l'altro, che la fede è la prima, come dire, fonte di accesso alla vita divina. Infatti la Santa Madre Chiesa chiama la fede con la F maiuscola, quindi quella che ha a che fare proprio con il deposito della fede, fede divina e cattolica. La chiama così. Bellissima questa espressione, no? Perché, come dice Gesù, nella fede si acquista vita divina. E acquistandosi questa vita divina si distrugge la vita umana, cioè vengono distrutti i germi che produsse la colpa originale. San Paolo dice nelle sue lettere che il giusto vive di fede. Cioè questa vita che noi viviamo qua giù, ecco perché, sì, la divina volontà è un bellissimo mondo, ma anche chi vorrebbe, come dire, legittimamente relegarlo ad un cantuccio dicendo va bene, queste sono belle dichiarazioni private, carine, non contengono niente di contrario alla fede, ma a me non mi servono. Dico benissimo, non c'è nessun problema, perché il giusto vive di fede, si trova scritto nel Nuovo Testamento, insomma, no? E che questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me, sono parole di San Paolo. Quando uno vive nella fede, di fede, io questo lo so bene, il motivo per cui sono diventato sacerdote, fa comunque un'altra vita rispetto a quella delle persone che non hanno una fede viva, chiaramente, non una fede superficiale, all'acqua di rose o non formata, no? Gesù dice che per mezzo di questa fede si riacquista la natura perfetta, come uscì dalle mie mani, simile a me. Ecco perché dobbiamo tenere in altissima stima la fede divina e cattolica e dobbiamo essere formati. La predicazione apostolica, soprattutto degli apostoli, ha come primo scopo, il primo annuncio è quello di provocare e di suscitare l'atto di fede. Questa è la cosiddetta evangelizzazione, no? Il cosiddetto kerygma. A che cosa serve? A provocare un atto di fede e quindi una conversione. Invece poi il catechismo, si chiama così, ha lo scopo di confermare nella fede, di spiegare la fede, di approfondire i contenuti della fede. Perché la vita dei fedeli derivata appunto da fede, sia una degna vita di fede, non una fede così incerta, languida, indefinita, insomma, che vacillante, che non si sa neanche se c'è o se non c'è, no? Quindi Gesù dice, attenzione, la vita divina, noi sappiamo, coloro che lo desiderano, stiamo cercando di lavorare per entrare nel regno della divina volontà, perché sappiamo che la promessa della vita nella divina volontà è di vivere una vita divina, non più umana. Ma Gesù qui spiega, chi già semplicemente della fede si nutre, acquista vita divina, e acquistando vita divina distrugge l'umana. Quindi quando uno è umano, molto umano, ecco, ricordo un'opera brutta di un filosofo non molto raccomandabile, che era Nietzsche, che c'era un'opera, si chiamava Umano troppo umano, si chiamava proprio così. Quando si vede troppo umano vuol dire che la fede è ben poca, perché basta la fede per entrare in un mondo divino,
no? E non ragionare come ragionano gli uomini, come dice Gesù a San Pietro. Incredibile come San Pietro nel Vangelo di San Matteo fa il primo grande atto di fede divina e cattolica, perché riconosce Gesù come figlio di Dio e riceve l'encomio da parte di Gesù, nonché lo nomina primo Papa, e subito dopo comincia a ragionare in maniera umana. Io devo andare in croce. Ah no, Signore, per carità, questo non ti accadrà mai. Vattene, Satana, perché tu non pensi secondo Dio. L'intelletto illuminato dalla fede, ma secondo gli uomini. Ecco, fatta questa parentesi, ritorniamo indietro e torniamo, prima di chiudere, alle sofferenze. No? Gesù chiosa l'exploit, ecco, della sua santa mamma, e quindi la gloria ridondante che i cittadini del cielo beneficiano da tutto il mare infinito di dolori che la Madonna ha accolto, sofferto e offerto, anzitutto facendo suoi e compatendo quelli di suo figlio Gesù. Gesù spiega un'altra cosa: non c'è sofferenza più cara di quella della prima che abbiamo detto, e quando questo succede, quindi quando io faccio mia una sofferenza di Gesù, questo noi lo viviamo ovviamente nell'intimo del nostro cuore, no? Nella nostra personale preghiera, ma il nostro Signore Gesù Cristo lo sa benissimo quello che gli diciamo nel silenzio e nei gemiti del nostro cuore quando siamo davanti a Lui, no? Lo sa se abbiamo versato qualche lacrima sui suoi dolori, sulle sue sofferenze antiche e attuali. E se questo è successo, spiega, questo mi lega tanto e dà tanta forza sul mio cuore che per ricompensa le do tutto me stesso, le concedo le grazie più grandi e ciò che essa vuole. Incredibile. Se noi prendessimo davvero sul serio tante cose, io penso che dinanzi agli scritti della Divina Volontà ci vuole di nuovo tanta fede. Ovviamente c'è una differenza tra la fede divina e cattolica e quella, diciamo così, dovuta a questi scritti, questo è ovvio, no? Però quando si leggono queste cose è chiaro che se uno le legge senza crederci giova anche abbastanza poco, insomma, forse è meglio, sarebbe addirittura meglio occupare il tempo in altro, perché, cioè, se uno credesse veramente che quando noi facciamo nostre le sofferenze di Gesù, cioè c'è un cuore giusto che lo ama e vedendolo soffrire lo prega di soffrire ciò che soffro io, dice: ma io non ho mai sofferto niente per Gesù, mettili davanti al Santissimo Sacramento e digli a Gesù: fammi soffrire le stesse pene che stai soffrendo tu adesso per gli uomini. Diglielo. Se anche non lo facesse, soltanto l'intenzione, quindi il pensiero messo in una cosa di questo genere, dà immensa gioia a Gesù. Se poi Gesù ti vedesse che tu non sei in grado, che non sopporteresti neanche un secondo, che resteresti fulminato per quanto sono intensi, non lo farà. Ma già l'intenzione è enorme. Dice: questo mi lega tanto e dà tanta forza sul mio cuore, che per ricompensa do tutto me stesso. C'è qualcuno che non desidera tutto Gesù come ricompensa? O le concedo le grazie più grandi. Quali saranno queste grazie più grandi? O ciò che essa vuole. Ovviamente quando dice ciò che essa vuole intende di sante volontà, no? Insomma, una persona che ama Gesù e Maria ha un po' di santi desideri, ha un po' di santi sogni, ha un po' di santi qualcosa, no? L'ha promesso Gesù. Cioè, quando dal cielo fanno una promessa, le promesse dal cielo le mantengono e non sono come noi. L'ha promesso. È una promessa questa qui. Per cui se io mi metto a dire a Gesù: fammi soffrire tutte le tue sofferenze e magari soffro anche un pochettino per quello che soffro lui, e queste cose poi non accadono, io dico: Gesù mio, oh, che vogliamo fare? Tu hai detto che ti senti quasi obbligato, hai tanta forza sul tuo cuore che mi dai tutto te stesso, mi concedi le grazie più grandi, ciò che vuoi, dove stanno tutte queste cose? Ovviamente questo è un discorso che non accadrà mai, perché ripeto, questa è promessa. Se Gesù fa una promessa, la promessa si mantiene a tempo, luogo
certamente in un momento opportuno, ma li mantiene. Ma Gesù rincara ulteriormente la dose, prima di concludere. Se io non le donassi queste cose che ho appena promesso, dice, mi sentirei che vengo a farle tanti furti. Cioè, tanti debiti io contraggo con essa. Cioè, se noi facciamo nostro una sofferenza di Gesù, ci rendiamo creditori nei suoi confronti, Gesù si sente debitore nei nostri confronti. Come adesso qui io ho questo, lo devo ricompensare in qualche modo, perché mi ha compatito in una mia sofferenza, ha fatto sua una mia sofferenza, e questo merita una ricompensa grossa, e Gesù te la dà, perché altrimenti si sente un ladro. Dice così: tanti debiti contraggo con essi. È bello questo qui, no? Veramente molto bello. Perché Gesù è sempre un grande fa sempre molta attenzione all'osservanza della virtù cardinale della giustizia. Quando una persona, cioè, allora, non è giusto, d'accordo? Perché i dolori di un'altra persona sono dolori di un'altra persona. Quello che è giusto davanti a Dio, giusto davanti a Dio, è che io mi tengo i miei dolori, eccetto i miei, d'accordo? Non è giusto che io faccio i miei dolori di un altro, ma se faccio i miei dolori di un altro, è chiaro che questo provoca la necessità che quest'altro faccia qualcosa, e deve farlo a titolo di giustizia in ricompensa di questo mio atto di liberalità, no? Questa è una meditazione, non è una catechesi. La famosa gratitudine, San Tommaso d'Aquino la mette come parte della giustizia, come virtù cardinale. Cioè, essere grati non è che dice, sai, ti ringrazio, ti faccio sto favore, mi hai fatto questa cosa, ti dico grazie. No, la gratitudine è un atto dovuto. Cioè, essere ingrati è una mancanza, la virtù cardinale, della giustizia, non è una mancanza alla carità o, come dire, o alla buona educazione. Perché se tu hai ricevuto un dono, devi ringraziare ed essere grato, e ringraziare non solo a parola ma anche con la vita. Ecco perché, se Gesù riceve il dono da parte di un'anima, di un atto di amore gratuito con cui quell'anima entra nelle sofferenze di Gesù e le compatisce, ne soffre con lui, gli fa compagnia, prova a mettere alla prova la gratitudine di Gesù. Proprio a Santa Margherita Maria la Cocca, una volta, che lei era molto devota delle anime del purgatorio e faceva certe penitenze allucinanti per liberarle, mi pare che una volta entrarono, vide una visione, potrei confondermi con Santa Veronica, comunque erano molte anime del purgatorio, a me sembra di ricordare addirittura 1.000.000, una cosa di questo genere. Questo numero non saprei garantire, ma quello che le anime dissero a Santa Margherita me lo ricordo molto bene, perché dissero: grazie, ora non andiamo in paradiso, ma ricordati che in paradiso non è mai entrata l'ingratitudine. Quindi le stavano dicendo: per tutto questo che tu hai fatto per noi, stai tranquilla, che noi sapremo come ricambiarti. Insomma, Santa Margherita ha avuto la liberazione del Sacro Cuore, insomma, si è trovata labbro a labbro con la ferita del costato di Gesù, insomma, quindi ha avuto grosse grazie, insomma, insieme a grosse croci, no? Quindi, ecco, questo ci rallegri molto e ci faccia però anche comprendere quanto è importante che la nostra fede, anche per queste cose che stanno chiaramente su un gradino inferiore rispetto alla fede divina e cattolica, però sia viva e sollecita. Senza la fede tutto questo non ha neanche ragione di esistere, insomma, non c'è neanche motivo di leggerlo, e non c'è neanche il benché minimo motivo di riflettervi, di meditarlo e di farlo nostro.
Da te dobbiamo imparare, Divina Maria, con l'arte di soffrire le sofferenze di Gesù. Quindi soffrire ciò che ha sofferto Lui, che è la forma più alta e più gradita a Gesù di sofferenza. Ma questo neanche per le grandi ricompense che Gesù ha promesso per questa cosa, ma può amare a dire anche qui la piccola Santa Margherita, solo per amore di Lui. Perché solo poterle soffrire queste stesse cose è già grandissima ricompensa, è già grandissimo onore per noi poveri mortali. Ravviva sempre in noi la fede, o Santa e Divina Maria, e fa soprattutto che noi impariamo a mantenerla viva, ad esercitarla con atti continui e soprattutto tenerla sempre tonica, viva, formata e ben salda. Non facciamo mai e non permettiamo mai per nessun motivo ai nemici della nostra anima di toccarci la fede, perché toccata la fede siamo completamente morti e cadiamo completamente in balia delle loro mani. Difendi la nostra fede, aiutaci a farla crescere e a custodirla e a portarla fino alla statura perfetta. Una fede, come dice Gesù, capace di spostare ogni montagna e di superare ogni difficoltà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti dal mio male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.